questo è il laboratorio modelli e prototipi del Dipartimento di Architettura di Roma 3, ed è uno spazio che funziona quasi, non proprio dall'inizio dell'avvio del Dipartimento, o per meglio dire di come si chiamava prima la facoltà, però è uno spazio che è stato lentamente, è aumentato in dimensioni, in macchinari, e adesso appunto quello che state vedendo in questo momento è dotato di una serie di macchine che hanno la loro qualità per diversi tipi di plastico, le macchine a controllo numerico, questa che in questo momento vedete ferma, ma che è una macchina quasi sempre in funzione, specialmente nei periodi più caldi, per le tesi, quella con la quale si fanno sostanzialmente tutte le lavorazioni e le fresature per il materiale, dall'MDF al Forex, alle diverse scale, tutta quella parte di plastici, molto spesso di contesti ambientali, vengono quasi sempre eseguiti. Poi abbiamo una serie di altre macchine più piccole, c'è una seconda macchina a controllo numerico e delle stampanti 3D, che in questo momento sono tutte le quali in funzione, tutta la nuova generazione di macchine, di dimensioni diverse, per lavorazione. Queste macchine hanno nel tempo, in questi ultimi anni, andate non a sostituire ma a integrare tutta la lavorazione a mano, appunto quel controllo è aperto agli studenti, lavorando con convenzioni molto terzi, però essenzialmente un laboratorio strumentale è un laboratorio didattico, per cui i ragazzi possono venire qui e lavorare con un'ampia, nell'arco della giornata, non in questo momento purtroppo di pandemia, post pandemia. Ma normalmente questo è un spazio sempre molto occupato dagli studenti che hanno i loro posti di lavoro e possono lavorare anche con i sistemi tradizionali. Quindi abbiamo tra l'altro tutto quello che normalmente fa parte di un normale laboratorio di plastici, che in parte è tra la falegnameria e l'assemblaggio, se volete. Quindi tutta una serie di strumenti a mano, le seghe circolari, tutto ovviamente regolato da un regolamento che punta a tutelare la conformità degli strumenti, e l'acquisizione di questi ultimi in quest'ultimo periodo, ormai è un anno e mezzo che è stata una macchina a taglio laser, che è quella che abbiamo installato originariamente dedicata al cantiere navale, un'attività che è andata, come dire, la quella della professione navale lentamente, come dire, a diminuire nel tempo, anche perché sono cambiati i docenti, e noi questo spazio lo stiamo ancora completando come assemblaggio, ma è uno spazio anche questo destinato agli studenti, e ospita appunto questa macchina a taglio laser che ci consente di sostanzialmente riuscire a fare quasi totalmente i plastici all'interno del nostro dipartimento, quindi anche di fornire agli studenti un servizio che altrimenti si sarebbe dovuto, come si è fatto per tanti anni, si doveva andare a cercare esternamente con dei costi anche abbastanza consistenti. Francesco Fellini è un bottardo, un noti architetti italiani, per noi è padre della patria, potremmo dire, è stato preside per lunghi anni della facoltà di architettura, come professore emerito, quindi abbiamo ancora la fortuna di averlo come docente dei nostri corsi. Abbiamo pensato di invitare lui per questa presentazione, perché Francesco ha delle caratteristiche utili per presentare un po' tutto il lavoro appunto di questa scuola. È un architetto colto, infine intellettuale, ma che ha delle capacità manuali, bravissimo disegnatore, però ha sempre, come dire, puntato molto anche nel campo della sua didattica sui temi della manualità. Non è un caso che noi ancora oggi, per un po'
impostazione data da lui ormai molti anni fa, nei primi anni di corso non si toccano macchine, non si disegna con il computer, ma c'è questo, come dire, questo apprendistato di mettere in collegamento la mente che pensa, che immagina spazi, instillare quest'idea, c'è un collegamento diretto tra il pensiero dello spazio architettonico e la mano che lo produce, la materia che è composto. Ma io intanto sono contento che hai scelto per presentare il Dipartimento all'Open Day di scegliere la questione dei modelli, perché normalmente nelle altre, in molte altre sedi, la questione modelli o plastici è considerata un po' un'opzione secondaria. È bene avere collaboratori, è bene lavorarci, ma non è così cruciale. Invece io penso che sia un elemento distintivo e cruciale. Poi vedrete di seguito alcune riflessioni sulle sedi internazionali che hanno molto puntato sui modelli. Ma la cosa che mi piace sottolineare, che ho già detto in realtà, è che lavorare con le mani non è una pura, non avviene soltanto che, diciamo, si pensa e poi quel che è pensato viene in qualche modo reificato nel disegno o dalla mano. Quindi la mano non è uno strumento, è proprio, ed è difficile spiegarlo, è proprio lavorando con le mani che possono nascere le idee. In realtà le mani pensano, l'ho usato varie volte questa metafora, è una metafora. Però pensate che in fondo il modello per noi architetti si chiama volgarmente plastico, ma per un artista si chiama bozzetto. Il bozzetto è esattamente questo, è Bernini, ipotizziamo così, dovendo fare l'angelo dal dettaglio del ponte Sant'Angelo, si è messo di tutto un pezzettino di creta e l'ha lavorato con le dita, con le mani, provandolo ripetutamente. Si conoscono decine e decine di modelli successivi, perché vedendolo, facendolo nascono le idee. Quindi il rapporto con le mani è cruciale, anche perché noi lavoriamo in un settore, quello degli architetti, che è fatto di manualità, è costruito con le mani, non... Certo, non va disprezzato minimamente l'enorme supporto che dà l'informatica, ma è un supporto alle nostre capacità, non è sostitutivo. Certamente dal Rinascimento l'architettura procede dai modelli. Non se ne conservano tutti, esattamente come non si conservano tutti i bozzetti, perché in genere tutti gli elaborati intermedi vengono rimossi, buttati, come gli schizzi se ne conservano una piccolissima parte. Si conservano in genere quelli che vengono molto rifiniti, usati per presentare il progetto a un cliente, a un committente, che sono un po' diversi perché non hanno più quella natura di strumento di lavoro, ma hanno una natura un po' diversa, seduttiva. Cioè io ho finito questa elaborazione e appunto la rappresento nel modo più seducente possibile perché il cliente sia contento. È una seconda parte molto importante del mestiere, ma è la parte commerciale. Quella che mi interessa a me non è la parte commerciale, è quella produttiva. E da questo punto di vista credo che sia interessante anche vedere la storia antica del modello, che appunto è in gran parte fatta degli oggetti nati per lo scopo che ho definito l'ora commerciale, in realtà, perché sono più belli, più costosi, più rifiniti. Il buon Bernini fece addirittura un modello della fontana, è perduto, però fece un modello della fontana dei quattro fiumi in argento per darlo al Papa e per avere l'incarico, e quello è un altro mondo, è un mondo di altissimo artigianato, ma non è quello che ci interessa. L'idea di riprodurre in piccola scala e plasticamente un'architettura è molto antica. C'era in queste tesserine minoiche con facciate, eppure in tante riproduzioni fittili o bronze di capanne o edifici delle culture antiche, etrusca o fenicia, eppure in questa dettagliatissima casetta ancora minoica. Non possiamo però considerare questi oggetti come veri e propri plastici, perché il loro scopo era probabilmente rituale, o ludico o semplicemente descrittivo. Siamo invece certi che fosse già dal tardo Medioevo la parola modello acquista il suo senso attuale, quello di strumento della progettazione e di mezzo per la presentazione del progetto al committente. Comunque è proprio nel Rinascimento che c'è una vera fioritura di modelli,
taluni anche famosissimi. Visitando per esempio il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, ci troviamo in una sala completamente dedicata ad essi. Ce ne sono anche di recenti, come questo, dedicato alla descrizione della cupola e alla sua logica costruttiva, ma soprattutto ce ne sono molti antichi, come questa serie di prove della configurazione esterna del tamburo, che forse sono state fatte per sottoporle ad una sorta di pubblico confronto, o forse anche realizzate dai progettisti per se stessi come verifica delle proprie idee. E quest'ultimo è certamente il senso di un modello ligneo del lanternino, con la struttura della cupola sottostante scoperta e in evidenza, che è certamente squisitamente progettuale ed è attribuito proprio a Brunelleschi. Più avanti, introdotta da una grande riproduzione della facciata del Duomo, come era prima della radicale riforma ottocentesca, c'è un'impressionante serie di altri modelli grandi, cinquecenteschi e seicenteschi, fatti per sottoporre al pubblico le proposte di Gian Bologna, del Dosio, di Bernardo Buontalenti, Gherardo Silvani e dell'Accademia del Disegno. Infine, è la stessa essenza di questo museo ad essere dominata da una logica modellistica. Infatti il suo progettista, Adolfo Natalini, ha qui riprodotto al vero la parte bassa della facciata antica, proprio per esporvi, appropriatamente, tutta la statuaria, quella di Arnolfo Di Cambio, di Nanni Di Banco e di altri, che la urlava fino all'Ottocento. Comunque, dal Rinascimento in poi, la produzione di modelli è diventata una costante del lavoro degli architetti e si è particolarmente incrementato il suo uso come strumento, cioè come parte essenziale della progettazione stessa. Questa è per esempio un'immagine dello studio di Le Corbusier a Rue de Sèvres a Parigi, con la cupola del Parlamento di Chandigarh, che gli è chiaramente servita per capirne meglio la geometria, le proporzioni e la stessa logica strutturale. Forse non è così per questa foto, dove Louis Kahn illustra ad un amico la sua City Tower per Filadelfia, che è evidentemente un modello concepito quasi esclusivamente per esporne l'idea, mentre invece questi, quelli di sopra, piccolissimi e di carta, sono un campione degli infiniti ed accurati bozzetti di quel maestro per studiare un progetto, per capirne la ricettività della luce solare. Per rimanere nel campo della progettazione, vanno citati modelli strutturali, pensati come verifica o addirittura come momento essenziale del processo di ideazione. Questo è il caso del ponte sul Basento di Sergio Musmeci. In alto ci sono le immagini della sua genesi, data dalla trazione per punti di una superficie elastica, e in basso una foto del laboratorio modelli dell'ISMES, una pietra miliare dell'ingegneria italiana, con le prove statiche e dinamiche su un grande simulacro. Ancora più grande e sempre all'ISMES c'è la riproduzione della struttura del grattacielo Pirelli di Ponti e Nervi, sempre per la verifica finale delle intuizioni dei progettisti. Poi ci sono i modelli di ricerca, di indagine storica o anche filologica, come questo, splendido e grandissimo del Colosseo, fatto da Carlo Lucangeli alla fine del Settecento con uno straordinario ingegno ricostruttivo ed analitico. E come, per venire ad oggi, questa ricostruzione del progetto di chiesa di Carlo Fontana, sempre dentro il Colosseo, ricostruzione promossa da me e Maya Sagarra, basandoci sugli accuratissimi disegni e rilievi dell'autore, dove appare la dinamica barocca della composizione, ma anche lo stato del monumento all'epoca, non ancora restaurato da Valadie esterne ed altri. E come in questa ricostruzione del Colosseo, trasformato in castello dei Frangipani, guidata da Rossella Rea, archeologa, e da Riccardo Sant'Angeli Valenziani, illustre medievista di Roma III, e realizzata da Massimiliano Pontano. Poi ancora ci sono, dal Cinquecento in poi, moltissimi modelli di città. Ne mostro qui uno di Roma, realizzato da Tommaso Falcetti e conservato a Palazzo Braschi. È piccolissimo, accuratissimo e pur se danneggiato molto interessante. Si vede bene la natura neoclassica e originariamente napoleonica del complesso binario di Piazza del Popolo e del Pincio, allora inteso come giardino del Grande Cesare, o l'Austeo del tutto assediato dal tessuto edilizio. Infine ci sono i modelli territoriali. Molti, fatti fra 700 e 800,
Sono quasi un'anticipazione di quelli che vanno adesso per la maggiore, soprattutto grazie alle macchine a controllo numerico, e sono in genere di natura militare. La descrizione esatta della realtà è quindi uno scopo pratico, anche se abbastanza nefasto, descrivere un territorio per difenderlo o conquistarlo. Sono in gran parte francesi, quindi molti di essi sono conservati nel Musée de l'Armée a Parigi, come questo bellissimo di Grenoble, con le sue doppie fortificazioni e la montagna. O come questo di Roma, non molto ameno, nonostante la delicatezza paesaggistica, visto che descrive con precisione tutte le fasi della campagna militare francese del 48-49 per la conquista della città, con la conseguente caduta della Repubblica Romana. Sono modelli che sono stati resi possibili, cioè più facili. Oggi perché è possibile farli con le macchine a controllo numerico, che permettono di lavorare a territori molto vasti, tenendo conto delle altezze degli edifici e soprattutto della conformazione del suolo, con dei costi ragionevoli. Per cui si usano ormai molto. Si usano per tesi di laurea, per studi, in particolare questo è un insieme di studi che in parte è di ricerche di tesi di laurea, in parte anche una ricerca dottorale e riguarda la Via Latina, Roma e la Via Latina, dal Circo Massimo, passeggiata archeologica, da Porta Latina, parte questa sottile via che va fino, attraversa una larga parte di paesaggio romano, in parte periferico, in parte quasi di campagna, perché costeggia il parco della Caffarella. La cosa interessante di questo tipo di modelli è che è possibile accorgersi sia dei problemi reali delle infrastrutture urbane attuali, delle difficoltà proprio di tracciato, che vi devo dire, il tracciato infelice qui, ecco, della partenza della via Tuscolana, che poi diventa grossissimo, oppure il nodo di Piazza San Giovanni o altre cose di questo genere, che sono tutte irrisolte, ma anche di capire delle questioni storiche interessantissime, cioè l'importanza del ruolo del territorio nella gestione delle strade antiche, anche della fondazione stessa della città. Questa sottile linea che vedete qui è la via Appia, che si vede benissimo, sta su un crinale, tra l'altro sappiamo che è su un crinale solido perché è una delle colate laviche più importanti, e quindi si capisce perché i romani hanno scelto quella strada lì, per poter fare una strada efficiente, con i loro mezzi, duratura e tuttora, come sapete, esiste. Si capisce anche per esempio la gestione del sistema degli acquedotti, che è fatta analogamente. Gli acquedotti seguono una doppia strategia, quella della pendenza dell'acqua che deve arrivare fino a Roma e quella di essere fondati anche loro su terreni particolarmente solidi. E infatti sono tutti su un rilevato anche qui di colate laviche importanti. Per cui diciamo sono tipi di lavoro su modelli che contiene delle componenti di ricerca interessanti o di dimostrazione di tesi. Ne vedrete anche in altre sedi. Questo stesso tipo di modelli usato per vere e proprie ricerche dipartimentali sul territorio. Lo stesso interesse per la conformazione del suolo, che per Roma è molto significativo perché spiega moltissime ragioni della sua espansione urbana e anche dell'irrazionalità di alcune espansioni moderne, può essere verificata al nord di Roma, nelle parti della Trionfale. Da queste parti c'è ormai quasi il quartiere Prati, la Trionfale che sale, arriva alla zona di San Filippo Neri, poi cammina verso Ottavia, ricongiungendosi alla Cassia qui. Quindi questa linea è l'antica strada più o meno. E c'è un'altra linea antica che è la Cassia, con tutti i suoi agglomerati recenti. Se leviamo per un momento questa pianta che sta sopra, possiamo vedere meglio il suolo, particolarmente accidentato a Roma, e vediamo che le due strade antiche seguono punto per punto i punti più rilevati di tutto il territorio, il che è una cosa antica, si sa, le strade, si privilegiavano in genere le strade di crinale, in quanto le più solide, quelle stabili dal punto di vista dei suoli, diciamo, della solidità dei suoli, e anche quelle in cui c'era una maggiore possibilità di osservazione del territorio intorno.
E questo tipo di strumenti, ripeto, è sempre stato fatto. Piante e modelli di territorio ci sono del 700 e dell'800, ma fatti naturalmente a mano, non sono strumenti anche insomma, imprecisi o prossimerini. In questo caso è possibile, proprio grazie alle macchine a controllo numerico, ottenere una descrizione dei suoli assolutamente perfetta e puntuale. I modelli che accompagnano gli studenti nell'arco dei 5 anni di studio sono sempre dei modelli diversi, ovviamente ci si affina come capacità, però credo che non ci sia un laboratorio da noi che non abbia comunque la cui, diciamo, alla fine come prodotto intermedio, come prodotto finale, che non preveda l'esistenza di un modello, addirittura di più modelli. Da noi effettivamente i modelli sono diventati uso comune in tutte le fasi della didattica e per tutte le discipline, pure i restauratori, pure gli urbanisti. Non è così dovunque in Italia, perché spesso c'è il modello solamente nella sua dimensione proprio di presentazione finale, di scena fatta per l'esame, invece è un po' inutile. Io credo che sia doveroso dire che ci sono almeno alcune delle più prestigiose facoltà europee, per non parlare di quelle americane, che invece puntano tutto, anche sulle strutture di cui sono, per le strutture di cui si dotano, sul tema dei. I programmi didattici di alcune famose università europee danno grande importanza alla modellazione. Una di queste è quella di Mendrisio. Basta sfogliare il video promozionale, che appare con grande evidenza nel sito di quella sede, per accorgersi della straordinaria importanza data al lavoro artigianale. Infatti, prima ancora che nelle attività di microfalegnameria e di montaggio minuto, tipiche della modellistica, oltre che di quelle informatizzate, gli studenti vengono impegnati nella costruzione in legno, in metallo, nel getto su forme e persino nella realizzazione di grandi manufatti abitabili e nella replica di alcune vere e proprie attività edilizie. La capacità di lavorare su plastici è comunque costantemente e insistentemente stimolata nel corso di tutto il curriculum progettuale, colché spesso si arriva alla realizzazione di manufatti di grande qualità materica, oppure si cerca un risultato espressivo speciale, ricorrendo a tecniche inusuali, modelloni in cartone, gesso e persino in cemento. I modelli normalmente sono costantemente al centro del dialogo con i docenti, sia nel corso delle discussioni e delle revisioni sui progetti, sia nelle valutazioni collettive, le sedute critiche, così le chiamano lì, sia ancora negli esami finali. Non stupisce quindi che i modelli divengano il clou delle mostre che vengono organizzate a fine corso in molte altre occasioni. E si stanno al centro anche delle attività di ricerca dipartimentale, come questo studio sull'urbanizzazione del territorio svizzero esibito a fine ricerca con un magnifico plastico di dimensioni davvero imponenti. Un'altra facoltà prestigiosa che ha investito moltissimo sulla modellazione è quella di Delft. Per capirlo basta farvi una visita, anche frettolosa. Dopo l'incendio che nel 2008 distrusse la vecchia sede, la facoltà è stata riaperta in un bellissimo edificio novecentesco, integrato da due sole addizioni. Appunto, due grandissimi ambienti metallici e vetrati che ospitano i laboratori per modelli. Il primo di essi, il più ampio e su due livelli, sta esattamente di fronte all'ingresso principale e non puoi fare a meno di vederlo, dovunque tu sia diretto. Il messaggio è quindi chiarissimo, il modello sta al centro di tutto. Basta un'occhiata a queste immagini per capire che questo spazio è organizzato in maniera esemplare. Al centro e sui soppalchi stanno le attività più artigianali, pubbliche, di libero uso, affollate, con i tavoli di lavoro, accanto ai quali stanno grandi contenitori di materiali di pronto uso. Più in là, nelle zone vetrate più riservate, ci sono gli attrezzi più sofisticati, meccanici e informatizzati, cioè quelli che chiedono una gestione più attenta e più sorvegliata. Così anche per il secondo laboratorio, analogo ma più piccolo per modo di dire, dove troneggia anche una grande cava arancione. Ancora una volta un messaggio.
la discussione, cioè la critica e le idee, agiscono quando agisce la concretezza, il saper fare, la materia, il corpo, gli occhi, le mani. Uno dei momenti importanti per cui si usano i modelli è quando gli studenti si iscrivono alla facoltà di architettura e devono cominciare i loro approcci con il mondo dell'architettura e della rappresentazione reale. E ci sono vari modi per affrontare questo. Uno di questi è quello che vi illustro adesso Marta, che è basato sull'idea di provare a esprimere con strumenti fisici, quindi modellati, dei concetti. Qui abbiamo un percorso urbano che comincia in una piazza che è attraversata, pedonale, che è attraversata da una via carrabile. Poi questa via carrabile entra in un spazio in cui gli edifici hanno 5-6 piani, è molto stretta, e poi si allarga e rimane più larga fino alla fine, siendo interrotta a mezzo da una strada che entra alla sinistra. Per primo, in gruppo gli studenti hanno fatto una descrizione verbale di questa analisi, accompagnata di descrizioni grafiche individuali. E poi in gruppo hanno fatto questa descrizione plastica, che è una sorta di scultura che ci racconta che loro, questo gruppo in specifico, crede che questo percorso è un percorso molto leggero, con momenti di peso. Quindi hanno usato il cotone e il filo, e quando stringono il filo è in questo momento che la piazza è attraversata da una via carrabile o è molto stretta e quindi dobbiamo fare attenzione alle macchine e tal, o poi rimane più leggera un'altra volta qui in questo momento. E quindi abbiamo già fatto una successiva sintesi, a parte quella che avevamo già fatto con la descrizione verbale. Plastici di sale di museo vengono dal laboratorio di secondo anno. Nel laboratorio di secondo anno facciamo un progetto di museo e nella prima fase, proprio nella fase, come dire, di imprinting, faccio fare gli studenti questi plastici molto grandi. Questi sono in scala 1 a 33, altri anni abbiamo fatto addirittura l'1 a 20. Di musei importanti, c'è l'Unscan, Moneo, questo è un bel museo in Svizzera di Cicogne Cuiè, dove il tema è evidentemente quello, diciamo, del progetto del soffitto, a far capire che il museo, diciamo, ha un po' come se fosse un edificio senza tetto, no? con la luce del cielo che arriva all'interno delle sale, e gran parte dell'architettura del museo è fatta dal disegno di questi lucernari che esercitano costruendo questi plastici. Li facciamo fare grandi proprio perché è possibile poi, come dire, quasi entrare, no, con gli occhi all'interno delle sale, verificare la maniera in cui la luce entra all'interno. Facciamo anche delle foto in cui gli studenti, appunto, con degli illuminatori che simulano un po' la luce della calotta celeste, in cui poi gli studenti con le proprie attrezzature fanno delle fotografie di verifica, appunto, di quel tipo di luce delle sale. Questo è un primo esercizio proprio iniziale, che dura un mese o anche qualcosa di meno, che però poi serve per arrivare poi a fare il progetto del proprio museo, e quindi questi sistemi in qualche modo vengono prima capiti e poi migliorati. Questo modello in realtà non appartiene alle attività didattiche di questo divertimento, ma alle attività personali del professor Cimini,
è il modello di concorso fatto per il concorso per Piazza Augusto Imperatore. È stato consegnato al comune, poi è ritornato qui in facoltà e qui è rimasto per gli sguidi amministrativi. È comunque un esempio di quello che è un tipico modello che farebbe anche uno studente, per esempio, per una laurea. Quindi è abbastanza evoluto, perché il progetto è complicato e la città l'ha presentato in modo abbastanza compiuto. È un esempio di quello che normalmente architetti maturi, studenti di architettura nelle fasi più definitive, magari dal terzo anno in poi, costantemente fanno. Ed è interessante perché racconta i rapporti fra il progetto per questa cosa centrale e gli spazi urbani e a modo suo, anche se in modo molto sommario, racconta l'interno del monumento, che è poco noto, sia la cavità centrale, che è interessantissima e grandissima, sia queste serie di concamerazioni antiche che qui sono ipotizzate come utilizzate per un percorso museale. Comunque non conta tanto questo fatto, quanto che il modello sia è un modello rappresentativo di tantissimi modelli che vengono comunque prodotti in questa sede. Questo era un modello dove, diciamo, il contesto era stato fatto dal comune, no? No, volevo dire, questa è un'altra cosa interessante, era che la parte costruita da noi è solamente questa zona centrale. Perché invece tutta la costruzione intorno della città era stata realizzata dal comune. C'è il nome, vedi, sì. Civile. Stata realizzata dal comune per confrontare le singole proposte dei concorrenti. Erano 10 concorrenti internazionali che ognuno rimetteva il suo proprio specifico modello nel sito per vedere come reagiva con il resto della città. In moltissimi casi le attività di modellazione accompagnano, passo per passo, l'evoluzione dell'idea progettuale. Come in questo progetto di Colas, qui l'idea nasce da un'operazione concettuale e manuale, fisica, il taglio e le piegature di una superficie. Poi si consolida in una serie di proposte elementari, molto sommarie, poi via via evolve in una soluzione strutturale. Poi nella definizione d'uso dei singoli strati, per completarsi in un modello che alla fine appare precisato fin nelle zone d'uso e negli arredi. In ogni caso, quando stai progettando, e in tutte le fasi, fare un modello serve a confermare e verificare visivamente da tutti i punti di vista la forma che avevi immaginato. A confermare e verificare, assieme ad altri strumenti, la congruenza tridimensionale del progetto e delle sue parti. In sintesi, il modello ti offre un'essenziale percezione, simultanea, misurata, trasparente e soprattutto fisica, materica, dell'idea. L'idea è mentale, i disegni sono sempre parziali, quindi possono nasconderti ciò che c'è dietro, o sopra, o sotto, o dentro. I modelli tridimensionali informatici sono immateriali. La materialità, però, è una risorsa e infine un valore. Fare un modello ti obbliga anche a fare i conti con l'impossibilità di una simulazione perfetta. Quindi ti abitua all'astrazione. Il modello, seppure materiale, è comunque una rappresentazione dell'architettura, altrettanto lontana dalla realtà costruita quanto i disegni, gli schizzi, il CAD, i render, eccetera. Ma in ogni caso è rappresentazione. Quindi, per esserlo, ricorre a notazioni convenzionali, usa la tessitura, il colore, le materie. Contemporaneamente cerca una propria, autonoma qualità estetica. Infine, la costruzione di un modello richiede un impegno particolare nell'organizzazione del proprio lavoro e nella produzione delle componenti. Obbliga a studiare procedure ragionate, ordinate in precise sequenze per il montaggio, che talvolta può essere, come in questo caso, oltre che meticoloso, ripetitivo e delicato, anche abbastanza analogo a quello previsto per il cantiere.
Quindi ti obbliga a riflettere sul fatto che quel che stai progettando implicherà, seppur in un modo e in una scala del tutto diverse, ancora un rigoroso ordine temporale e certamente la stessa precisione. Il modello si offre talvolta in modo imperfetto e non in tutte le sue parti, ma spesso in forma profondamente didattica, come una prova statica del progetto. Un modello pesa, magari poco, ma subisce la forza di gravità, come una casa. Il momento di inerzia di una sezione, i suoi rapporti dimensionali, i carichi e gli sforzi governano il comportamento di una trave di quercia vera, come o quasi come quello di un listello di balza. E non per caso è spesso un modello ad essere al centro del tavolo e dell'attenzione di chi sta definendo un progetto. Infine, la realizzazione del modello può farti intuire soluzioni risolutive e inaspettate. E questo è il momento in cui accade che le mani, lavorando, pensino. Ma quest'ultima e davvero fondamentale qualità del modello non si illustra facilmente, se non forse immaginando che qui Frank Gehry abbia appena scoperto come migliorare, risolvendolo, quel dettaglio della sua Disney Concert Hall, o immaginando che lo sguardo di Peter Zumthor sia così concentrato perché sta trovando il modo di perfezionare la forma del suo albergo nel deserto di Atacama in Cile.